Circa 34. Balda, moto e cuore. Eccoci qua, amici di Radio Monteco Web. Dopo una bella e lunga pausa, ci vediamo con il DK34, l'ultima trasmissione dell'anno. Poi ci sarà una lunga pausa fino al ridosso dei test, probabilmente a ridosso comunque sia l'inizio del campionato, e anche per motivi particolari che poi ci dirà Daniele. Daniele, ciao, ben trovato. Ben trovato, Venanzio, ben trovato a tutti, bentornati. Dopo una bella lunga pausa ci siamo rivisti, dai. E soprattutto tu ti stai riposando dopo un campionato particolare, particolarmente vissuto, anzi, perché quest'anno con la MotoGP hai girato l'Europa abbastanza. Sì, abbiamo fatto un bel giretto, diciamo, abbiamo fatto un po' gli zingari. però è bello, dai, su, non si può dire di no. No, assolutamente, è un'esperienza che mi è stata data la possibilità di fare, e è stato veramente bello. Poi se si potrà ripetere il prossimo anno, questo vedremo. Intanto diciamo che l'esperienza l'abbiamo fatta e l'anno è stato bello, mi sono divertito, è stato piacevole, è la mia passione le moto, quindi abbiamo quindi, fatto un bel abbinamento. Quindi mi hai già bruciato una domanda, perché la domanda mia successiva era: è un'esperienza che si ripeterà l'anno prossimo? Tu già mi hai risposto senza che ti vedessi la domanda dicendo vediamo, va bene, vediamo, mi hai bruciato una domanda, mannaggia a te. Allora, ne riparleremo ad anno nuovo quando riprenderemo il collegamento. Va bene. Allora Daniele, si conclude un anno particolare per il Balda, sia Balda Lorenzo che Balda Fan Club. Siamo venuti da un anno, l'anno scorso, in questi tempi in cui facevamo proprio in questi giorni una mega festa col Balda, giusto? Erano di questi giorni qua, era poco prima di Natale. Sempre. Esatto, sì, no, 5 dicembre l'abbiamo fatta, quindi prima di Natale, sì. Era freddo quella sera pure, mi ricordo, di fuori era freddo, ma dentro c'era un calore incredibile, ci siamo divertiti tantissimo. E Lorenzo faceva il salto dalla Super Sport alla Superbike. Quest'anno è stato un anno, diciamo, di apprendistato un po' particolare, ma si sapeva, perché team nuovo, eccetera, eccetera. E si va ad affrontare adesso un 2024 che nuovamente porta dei cambiamenti. Sì, esattamente, hai detto tutto ben preciso. Diciamo che l'anno scorso abbiamo festeggiato sia il buon campionato che c'è stato in Supersport, che ha fatto Lorenzo, sia con la seconda posizione finale, sia l'ingresso per l'anno successivo in Superbike. Questo passato, sfortunatamente per vari motivi, per varie cose, non è stato quello delle aspettative. Sicuramente anche Lorenzo sarà di questa opinione, nel senso che tutti ci aspettavamo un campionato quantomeno leggermente diverso, tra nelle 10 posizioni, diciamo, a ridosso della top 10. Questo non è stato per la seconda parte di campionato, ci aspettavamo qualcosina in più, forse. Esatto, ci aspettavamo qualcosina di diverso, una crescita un pochettino più costante, una crescita migliore, diciamo. Questo non c'è stato per quello che posso vedere io dagli occhi da tifoso, non da tecnico o quant'altro. Un po' sicuramente per la squadra, un po' per Lorenzo, che forse non si è trovato bene con la moto, e ci sono state un po' di cose che non hanno fatto sì che sia stato quello che si voleva, ecco, un anno un pochettino migliore. Ricordiamoci che anche lo stesso Valentino Rossi, quando passò alla Ducati, ebbe un anno bruttissimo di fatto. Quindi se capita ai grandi mostri sacri, figuriamoci quando si è ancora in fase di decollo. Però questo non toglie che Lorenzo l'anno prossimo possa rimettersi in gioco in maniera importante, con una novità da italiano
veramente buona, visto anche che in quel campionato Io vedo, può andare abbastanza bene. sì, io la vedo una bellissima opportunità ciò che gli è capitato, ecco, ciò che gli si è cercato, perché arrivare in Supersport con una Ducati, quindi diciamo che arriverà il prossimo anno a girare con una Ducati V2, quella che ha vinto quest'anno il campionato della Supersport, logicamente non è la squadra ufficiale Ducati, ma è pur sempre una Ducati. Quindi vedere Lorenzo sopra Abbiamo una visto, Ducati è stato abbiamo sempre il mio visto, sogno. ma Quindi. no, ma poi abbiamo visto che la Ducati sia in Superbike che in Supersport, che la stessa MotoGP, non è che perché se si è su un team satellite, come accadeva in passato, da moto meno prestazionali, meno prestanti, anzi, perché la Ducati ci tiene a far vedere una bella macchia rossa lì davanti ai Sì. primi posti, quindi è una cosa tutt'altro che negativa, anzi. No, no, assolutamente. Tant'è che anche sia, allora, a parte il mondiale della MotoGP, che è stato quello che è stato per la Ducati, ma anche il mondiale della Superbike, che comunque sia, ha visto sì, Bautista là davanti, poi magari le altre Ducati leggermente più indietro, ma sono sempre lì davanti. Ma anche la Supersport, al di fuori di Manzi con la Yamaha del Tengate, ci sono dietro sempre Ducati. Quindi diciamo che come moto per ora è sicuramente la migliore per stare lì davanti e per fare un campionato basato sulla prospettiva di vincerlo. Ecco, sicuramente Certo. vincerlo con una Yamaha adesso come adesso non è così semplice, soprattutto per una struttura come quella di Lorenzo. Ecco. Diciamo una cosa, Daniele. La cosa positiva per noi Radio Monte Eco Web è che possiamo lasciare il colore rosso, che è il colore rosso insieme al nero della radio, quindi non dobbiamo andare cambiando grafiche. Esatto, e toccherà però cambiare il nome della trasmissione per il prossimo anno. Oh, si sa già? Sì, esattamente, è L'ufficialità. uscito la entry list per il prossimo anno e quindi tutti i nominativi con tutti i piloti e i numeri che parteciperanno e il Balda è tornato al numero 7. Oh, che è anche uno dei miei numeri preferiti, quindi diremo Diga 7, no, ci inventeremo Sì. BB7, qualcosa, cambieremo il nome della Qualcosa trasmissione, di inventarti, ma che dai. bisogna cambiare questo numero, quindi Esatto. Bene, è allora, stato un anno transitorio. ufficialmente questa è l'ultima trasmissione che si chiama Diga 34. Esatto. Poi Cambieremo. ripartiremo con una nuova Esatto, trasmissione nuovo nel format, 2024. Esatto. E poi prossimamente sicuramente avremo anche Lorenzo, anche perché Daniele, qui spoiler un po', tanto si può dire già, no? Che prossimamente ci Sì. sarà un evento, abbiamo già accennato l'altra volta, anche perché fra di fatto poche settimane ci sarà un evento che ci vedrà coinvolti col Balda e col Balda Fan Club. Sì, esattamente. Diciamo che nel giro di un paio di giorni uscirà la locandina effettiva dell'evento, quindi lo diciamo già in anteprima, il 20 gennaio ci sarà la cena la solita cena del fan club, la solita festa del fan club che ci porterà a festeggiare sia la chiusura di quest'anno che l'inizio del prossimo anno. La faremo il 20 gennaio all'Horizon Quindi si torna e all'Horizon. si torna all'Horizon, una stupenda location, un Io l'ho bellissimo già, non posto. so se si vede, aspetta, l'ho già calendarizzato sul mio calendario. Bene, perché come sempre sarai dei nostri nell'organizzazione e nella partecipazione dell'evento, quindi Grazie, fai bene a segnarlo. è solo un piacere, è solo un piacere. Ci saranno diverse cose, bei intrattenimenti, ci sarà la possibilità di fare delle gare con il simulatore della moto, Quindi avremo bisogna delle solo animazioni. iscriversi. Esattamente, daremo il tempo fino al 15 gennaio per fare le iscrizioni, visto
che ogni anno arriviamo sempre pieni, completi e super incassettati per la cena e per l'evento. Quindi lo dico adesso e lo ripeterò anche sui vari post che faremo. Cercate di prenotarvi in anticipo perché sarà difficile poi che riuscirete a trovare posto verso la fine, visto e considerato come sono andati gli anni passati. Quindi cercate di prenotarvi all'inizio, perché ci dispiace molto poi dire alle persone no, ricordo, non è possibile venire. Ricordo, guarda, proprio poco fa stavo facendo un po' di pulizia nel cellulare perché sono pieno di foto, di video, e mi sono rimesso a rivedere le foto proprio dell'evento dell'anno scorso. Era bellissimo quel blu, era bellissimo tutti quanti coordinati, eravamo veramente tanti, si faceva a un certo punto fatica a passare in mezzo ai tavoli, tant'è che a un certo punto mi sono fermato qua giù in fondo vicino alle moto, alla moto, e non mi muovevo più di tanto perché si faceva fatica. Quest'anno vogliamo che sia un'altra serata del genere, location da favola, location da sogno, cibo sicuramente spettacolare, ma soprattutto ci sarà il Balda col Balda Fan Club, e la compagnia è sempre al top. Sicuramente sarà un'altra serata fantastica. Sì, un'altra serata sicuramente dove sarà da divertirsi. Cerchiamo sempre di non fare cene noiose, quindi esatto. Al di fuori di passarle con il Balda, ma cerchiamo sempre di dare una bella animazione, un bel movimento alla serata, un bel intrattenimento, anche grazie al tuo aiuto. Grazie, beh, questo è un piacere, far parte anche del fan club significa anche darsi da fare per quello che uno può e per quello che uno sa fare, e poi quando passione e, permettimi dire, un pizzico di professionalità si mettono insieme, allora è anche facile, no? Per me il minimo che posso fare, dico sempre quello, l'ho detto forse un milione di volte, ma io Lorenzo me lo ricordo da quando piccolissimo girava qui dietro all'azienda di famiglia con la sua moto, e quindi è un piacere, è un piacere. Poi Daniele, noi che ci scambiamo messaggi anche, che ci scambiamo messaggi anche di notte mentre c'è la corsa, no? È vero, anche quest'anno di soddisfazioni non ce ne sono state tantissime come speravamo, però quando stai lì vedi un bel giro, vedi una vittoria, un secondo posto come accadeva l'anno scorso, è sempre l'emozione, già ripaga, è tutta un'altra sensazione. Già l'emozione comunque sia, solo il fatto di vederlo lì combattere, cercare di tirar fuori quel poco che riesce a tirar fuori, che l'impegno che mette nel vederlo girare è fantastico. Io l'ultima gara che siamo andati a vedere con alcuni del fan club a Portimão, l'avevamo visto proprio carico, che voleva dimostrare tutta la sua potenzialità, cioè lo vedi e ti mette veramente la voglia di guardarlo correre, cioè a vederlo dici devo stare lì davanti. Bene, bene Daniele. Allora, quindi Daniele, approfittiamo, facciamo gli auguri di Buon Natale a tutti, io faccio gli auguri di Buon Natale a nome radio V del Balda Fan Club, a Lorenzo. Lorenzo stasera ha provato ad esserci, ma è fuori, non riesce a collegarsi. Sicuramente adesso vi chiederemo un video auguri da mandare a tutti i tifosi su Radio Monteco Web, e lo condivideremo poi in questi giorni. Perché anche lui ha del meritato riposo, quindi serve anche lui per rigenerarsi. E che dire Daniele, poi noi aspettiamo la locandina per farla girare, il riposo che poi se l'è preso proprio da questi giorni, perché fino a poco fa è stato l'altro ieri si è allenato, ma è sempre in allenamento tra bici, moto, corsa. È più impegnato lui anche perché chissà che cosa. Come si dice in dialetto, è secco rangichito. No, guarda, io sinceramente l'ho visto veramente, veramente carico, con la voglia di spaccare il mondo per il prossimo campionato. Sta veramente a palla. Bene, bene, questo è l'importante. Daniele, io spero anche di rivedere te sempre con qualcosa di rosso addosso, anche l'anno prossimo, perché
nonostante tutto ti ci ho visto molto bene. Almeno riusciamo a fare qualche altra puntata diretta dal paddock, esatto. E con qualche altro saluto di qualche altro pilota. Anche perché l'anno prossimo pesa quella scuderia ancora di più, mi sembra, eh? Abbastanza, diventa un bel bacino quella scuderia l'anno prossimo, quindi... L'anno prossimo lì c'è bisogno di gente grossa come te, perché potrebbe essere pure che c'è bisogno di qualcuno che divide le persone che si metta alla porta a fare da tappo. esatto. Quindi secondo me con te guadagnano non solo come garanzia di serietà alla guida, ma anche come pezzo grosso per la sicurezza del paddock. Bene Daniele, io faccio gli auguri a te e alla tua famiglia, ovviamente. Buon Natale ai ragazzi del Balda Fan Club, gira tu gli auguri per conto mio. Certamente. E per l'ultima volta dica 34. Dica 34 e poi ripartiremo con il nuovo format. Perché l'anno prossimo si cambia, change. 7, il 7 ce lo vuole. 7, io l'ho detto quest'anno, senza il 7 è un problema. Che sia 7. A voglia che ci vendiamo 3 più 4, il 7 ce lo vuole. Non è uguale. Guarda, adesso questa, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Se quest'anno dovesse far bene... l'anno prossimo, e poi dovesse rifare il salto di categoria, facciamo una colletta, facciamo qualcosa, ma lui deve riprendersi o il 7 o il 77, e non voglio vederlo correre con altri numeri, Dopo lo mettiamo alle sbarre, deve scegliere il 7 in qualche maniera, e lo togliamo, lo strappiamo da altre carriere. Se dobbiamo partire da Monte Cosaro in 2-3 belli grossi, 2-3 persone ce l'ho in testa che potrebbero venire, andiamo, meniamo a chi c'è da menare. Andiamo dalle cuore, attacchiamo il 7, dall'onda, esatto, e via. Esatto. Va bene Daniele, grazie mille, buonanotte a tutti, ciao. Grazie mille, auguri a tutti quanti. Ciao.